Nuova Renault Captur, il SUV crossover tanto apprezzato sul mercato italiano e che sta riscuotendo anche grande successo nel mercato europeo grazie alla sua terza posizione in termini di immatricolazioni nel periodo da gennaio a maggio 2021, circa 72.000 vetture vendute, e dopo l'introduzione della sua meccanica ibrida plug-in debutta ora anche la meccanica full hybrid per un maggiore livello di efficienza e una più semplice vita nell'ambito urbano. Pressoché invariata all'esterno, dove il SUV della casa francese ripresenta delle perfette proporzioni e dimensioni idonee alla vita metropolitana. È lunga 4,22 m per 1,79 m di larghezza e 1,57 m di altezza. Il look del nuovo corso di Renault ormai lo conosciamo bene, forte dei suoi fari full LED con forma luminosa C-shape nel frontale e il nuovo motivo a taglio nel posteriore. Insieme a questa nuova motorizzazione full hybrid debutta sulla Captur anche l'allestimento RS Line, più ricercato, con cerchi in lega da 17 pollici bicolore, nuove finiture sui paraurti e la presenza dei finti doppi scarico cromati nel retro. Riconfermato anche all'interno l'abitacolo a cui il costruttore francese ci ha ormai abituato da qualche anno sulla nuova generazione dei suoi veicoli, quindi un'impostazione tendenzialmente orizzontale ma decisamente ergonomica e pratica per la vita di tutti i giorni. Troviamo qua davanti a noi la bella corona dall'impugnatura direi più che sostanziosa, mi piacciono i volanti con la corona spessa e con la buona impugnatura, e tra l'altro da segnalare la presenza del nuovo allestimento RS Line per ad esempio anche la Renault Captur, che appunto guadagna qualche finitura un po' più ricercata, come ad esempio questa lineetta, queste finiture rosse nella parte alta delle bocchette da reazione, oppure questa plastica morbida che caratterizza la Francia con questa trama in simil carbonio, piccoli tocchi di stile che comunque regalano un abitacolo un po' più sportiveggiante alla Captur. Ad esempio si passa anche da questa impugnatura in pelle traforata per il volante, ma la cosa che mi sorprende, che comunque apprezzo sempre di più di vetture costruite con quest'ottica verso la praticità, è proprio come si riesca a mixare al meglio la tecnologia sempre più presente all'interno dell'abitacolo ma anche l'ergonomia, perché ad esempio tutti i comandi principali della vettura sono richiamabili da dei tasti fisici, quindi non c'è bisogno di andare a scavare all'interno del sistema di infotainment e quindi rischiare che ci siano dei rallentamenti. Ad esempio immaginiamo un'estate, fa molto caldo, ci inseriamo nell'abitacolo, abbiamo subito bisogno dell'aria condizionata al massimo, basta ruotare una rotella e quindi l'aria arriverà all'interno dell'abitacolo senza perderci all'interno del sistema. Anche qua comoda questa pulsantiera a pianoforte che è replicata anche qua a sinistra per la regolazione di tutti i sistemi ADAS e altre regolazioni della strumentazione. Buona anche la strumentazione digitale qui di fronte a noi, decisamente chiara, che racchiude in modo ordinato tutte le informazioni principali, quindi sostanzialmente un interno che non si aggiorna molto rispetto a quello a cui la Captur ci ha già abituato, ma che regala comunque una buona esperienza di utilizzo soprattutto in ambito urbano, perché ad esempio un'altra attenzione, un'altra accortezza dei tecnici Renault è riuscire a avvicinare molto lo schermo dell'infotainment disposto qua verticalmente al volante. Infatti immaginiamoci a bordo della macchina durante un percorso urbano, abbiamo appunto poca distanza tra la corona del volante e il sistema di infotainment, quindi è facilmente raggiungibile, non dobbiamo allungarci troppo da quella che è la nostra seduta per interagire con esso. Parlando poi del sistema di infotainment, è decisamente fluido, dalla buona grafica, sono presenti tutte le tecnologie appunto desiderabili in questo periodo storico del mondo automobilistico, quindi possiamo avere anche Apple CarPlay, Android Auto, quindi fluidità di utilizzo massima, buona l'esperienza di utilizzo e quindi tutte le tecnologie appunto che possiamo richiedere sono presenti al suo interno. Ed eccoci quindi finalmente al volante la nuova Renault Captur E-Tech Full Hybrid, un modello che appunto cerca di popolare un segmento del mercato decisamente diciamo nuovo per questa tipologia di alimentazione, perché appunto sono decisamente pochi, se non quasi nessuno, i SUV o i crossover compatti che possono vantare un'alimentazione appunto full hybrid. Quindi merito a Renault per essere riusciti a trovare questa piccola nicchia, questo buco all'interno di un foltissimo mercato, per riuscire appunto a popolarlo con una motorizzazione che ad oggi risulta sempre essere forse la miglior
alternativa tra quello che è una sempre più preponderante elettrificazione delle vetture e comunque una certa sfruttabilità, perché ricordiamo si tratta di un sistema full hybrid, quindi non c'è bisogno di programmare o impegnare appunto la nostra giornata per ricaricare la vettura, perché la batteria sarà completamente ricaricata autonomamente dal sistema ibrido di questa Renault Captur. Sistema ibrido che aveva debuttato qualche mese fa sulla Renault Clio, andando a sfidare a muso duro quella che è la regina del segmento delle compatte, quindi la Toyota Yaris. Ha debuttato anche su Renault Arkana, il nuovo SUV sportivo con la forma da coupé, quindi ora arriva anche su questo segmento del mercato. Contrariamente a quanto facciamo di solito, la stiamo provando in un ambiente urbano, quindi all'interno della città di Milano, perché ovviamente il sistema full hybrid riesce a raggiungere il massimo dell'efficienza con le frequenti accelerazioni e frenate, ricaricando al meglio quella che è appunto la sua piccola batteria da 1,2 kW, situata qua nella zona bassa della piattaforma, e quindi supportando quella che è l'erogazione del propulsore termico. Propulsore termico che si caratterizza per essere un 1.6 4 cilindri aspirato, quindi non turbo come vuole la tendenza del mercato, un propulsore appunto aspirato da poco meno di 100 cavalli, un'unità che conosciamo già da anni all'interno del mondo Renault, e che quindi è stato reinventato, riadattato per quindi mettersi a lavorare in simbiosi con un sistema ibrido composto anche da due motori elettrici, uno principale che trasferisce appunto il moto alle ruote anteriori e uno di supporto, che adesso cercherò di spiegarvi più nel dettaglio come funziona appunto tutto questo sistema innovativo di Renault. Fulcro principale appunto del nuovo sistema full hybrid di Renault è il nuovo cambio elettroattuato multimode, un cambio particolare perché appunto si configura per essere sostanzialmente un cambio automatico, ma presenta appunto una trasmissione che replica sostanzialmente quattro rapporti per il motore termico ed è privo di frizioni. Questo infatti accade perché il motorino elettrico di supporto, quello più piccolo, si occupa di sincronizzare quelli che sono i giri del propulsore termico con appunto la trasmissione del moto alle ruote. La cosa particolare di questo sistema è che appunto la trasmissione del moto da fermo, quindi quando dobbiamo partire a un semaforo o appunto quando dobbiamo effettuare una ripartenza, non avendo la frizione non può essere il motore termico a trasferire moto alle ruote, ma dovrà essere appunto il motore elettrico. In questo modo quindi replica una presenza di due rapporti per il motore elettrico che ci aiuterà nelle partenze da fermo in ogni circostanza. Arrivando quindi poi a 20-30 km/h si inserirà in modo decisamente dolce e fluido il propulsore termico, quindi supportandoci nella marcia, diciamo fino alle andature più elevate. Un sistema che riesce a sviluppare complessivamente circa 145 cavalli, che sono più che sostanzialmente buoni per la vita di tutti i giorni, soprattutto nel traffico cittadino. Si tratta appunto di un sistema full hybrid che chiaramente inizia un po' a soffrire quando aumentano le andature, quando ci si allontana dalla zona urbana della città, quando si inizia a percorrere strade extraurbane ed autostradali, dove il rumore appunto del propulsore penetra sempre un po' di più all'interno dell'abitacolo. Ma comunque si tratta di vetture e soluzioni tecnologiche che nel 90% delle situazioni verranno utilizzate in città. È una vettura appunto prettamente urbana, infatti Renault comunica che circa l'80% delle percorrenze in ambito urbano verranno quasi sempre coperte dal solo motore elettrico. Durante la guida potremo poi scegliere se selezionare la modalità drive più classica o attivare la modalità brake, tirando la leva del cambio automatico verso di noi. In questo modo si intensificherà quella che è la frenata rigenerativa del sistema e basterà lasciare il pedale del gas per arrivare fino al semaforo senza dover neanche toccare il pedale del freno, attivando quella che molti altri costruttori chiamano come la guida a un solo pedale, one pedal drive. In questo modo appunto non diciamo agiremo sul pedale del freno, limiteremo l'usura da parte delle pastiglie dei dischi freno e riusciremo a massimizzare l'efficienza del sistema, recuperando ancora più energia durante le fasi di frenata. Anche dalla strumentazione qui di fronte a me, nei circa 80 km che ho percorso fino adesso con la Renault Captur E-Tech, sto avendo delle medie di consumo di circa 18-19 km al litro. Sicuramente con un piede più morbido si riesce a raggiungere anche valori migliori, che un po' scendono se si percorrono più strade extraurbane, ma che potrebbero anche appunto alzarsi, quindi superare i 20 km al litro se si effettua più strada in ambito urbano. Quindi, riassumendo, un sistema full hybrid che cerca di affrontare a viso aperto quella che è stato lo strapotere di Toyota in questi anni in questo segmento, e che addirittura ancora di più con questa Captur E-Tech 145 va ad inserirsi in un segmento del mercato che probabilmente è privo di questa tecnologia, perché probabilmente non esistono, sono decisamente pochi
i B-SUV crossover compatti con tecnologia full hybrid. Si possono trovare molti con tecnologia mild hybrid, ma a conti fatti questo sistema è sicuramente più tecnologico e più efficiente rispetto a quanto possa mai fare un sistema mild hybrid, sicuramente meno invasivo rispetto a un sistema plug-in hybrid. Tutto è autonomamente gestito dalla centralina, non dobbiamo preoccuparci di ricaricare la batteria, di selezionare la modalità di guida migliore, perché fa tutto lei, gestisce autonomamente la ricarica della batteria, gestisce autonomamente come diciamo gestire le due alimentazioni elettrica o quindi a benzina a seconda della condizione, della situazione di guida, della batteria residua. Quindi un sistema estremamente facile, pratico, buono, anzi direi quasi ottimo per la vita da città, e che appunto ci consente di raggiungere medie fino ad oggi forse impensabili per un sistema puramente a benzina. Un sistema anche che mi è piaciuto soprattutto per via del cambio multimode, che raggiunge ottimi livelli di fluidità, anni luce meglio rispetto a quanto fatto in passato con i cambi automatici a variazione continua, quindi i più classici CVT applicati prevalentemente sulle vetture giapponesi. E appunto una vettura che secondo me farà molto parlare di sé, perché riuscirà a conquistare, come già sta facendo anche semplicemente la Captur, anche grazie a questa meccanica full hybrid. Nuova Renault Captur Full Hybrid E-Tech 145 è già disponibile negli showroom Renault con un prezzo di partenza di 25.750 euro per l'allestimento Zen, ma si può salire fino ad oltre 31.000 euro per il super accessoriato allestimento Initial Paris. La versione RS Line della prova parte da un prezzo di circa 28.700 euro. Maggiori dettagli e informazioni nel link alla prova completa che trovate in descrizione al video. Appuntamento alla prossima prova!